Oggi l'ambientazione è leggermente diversa, sarà un'ambientazione familiare per chi mi seguiva già da prima del mio trasferimento, perché sto trascorrendo questi giorni in Puglia, quindi sono tornata alla mia vecchia cameretta, quindi c'è dietro una delle mie librerie e in un certo senso diciamo che è un'ambientazione più tipicamente letteraria. Allora, oggi voglio farvi vedere alcuni libri di cui sicuramente farò la recensione in futuro, soprattutto dei primi che vi farò vedere, che sono quelli che ho già letto o che comunque sto leggendo o sto finendo, perché posso dire ufficialmente, cioè non lo voglio dire perché magari poi mi porta male, però posso dire quasi ufficialmente ad alta voce che il mio periodo nero della lettura è finito, perché finalmente sono riuscita comunque a trovare dei libri che mi piacciono e li sto leggendo, quindi sono contentissima perché ho ripreso ad avere un certo ritmo, un po' perché sto avendo un po' più di tempo, un po' anche perché finalmente mi sono capitati nuovi libri belli. Allora, i libri che vi farò vedere oggi sono stati comprati in tre volte diverse. Allora, il primo che vi farò vedere, che è questo qui, e si chiama Una casa perfetta di Ben Winters. L'editore è 360, quindi chi di voi conosce questa casa editrice sa che tutti i suoi libri sono a 9,90, per cui io vi consiglio assolutamente di non perderlo. Allora, questo libro qui appartiene a un ordine, al penultimo ordine che ho fatto sul sito online del libraccio. E appartiene appunto a quest'ordine, un ordine pessimo perché comunque avevo ordinato 10 libri, poi magari ve li farò vedere quando torno su perché ce li ho ancora, ce li ho a Torino, non li ho portati a casa. E cioè, di tutti questi 10 libri non se ne salvava mezzo, quindi io sono andata in crisi perché avevo preso questi libri con la speranza comunque di avere da leggerne per un bel po', solo che in realtà iniziavo un libro e poi mi trovavo subito costretta a metterlo via, anche certe volte senza essere arrivata alla metà perché proprio non mi piacevano. Comunque ve li farò vedere e vi dirò magari brevemente di ciascuno perché non mi è piaciuto. Però questo libro vi farò presto una recensione, è l'unico libro di quell'ordine che mi è piaciuto da morire, l'ho letteralmente divorato perché l'ho iniziato la sera prima di partire e poi sul treno, perché stavolta sono scesa sul tre col treno, quindi 9 ore di viaggio e praticamente l'ho finito tutto ed è un thriller fantastico, vi farò prestissimo la recensione. Quindi questo qui. Poi ci sono altri due libri che però io adesso qui ne ho uno soltanto e allora finalmente anch'io mi sono decisa ad andare al libraccio di Torino, che è in via Santa Teresa. Per gli amici di Torino e dintorni è una via molto centrale, praticamente tra Piazza Castello e Piazza San Carlo sulla destra, non saprei come spiegarlo meglio, però è molto centrale, quindi dal centro ci si arriva tranquillamente a piedi, oppure io scendo alla fermata di Via Bertola e di lì sono veramente pochissimi metri. Allora, inizialmente ero un po' sconfortata perché sono stata un po' spiazzata, non riuscivo comunque, io lo negozio del libraccio, tra virgolette, l'ho sempre visto soltanto al salone e invece praticamente questo qui è un po' meno, secondo me è peggio organizzato rispetto allo stand che hanno al salone, quindi all'inizio non capivo tanto bene come muovermi, anche perché l'ordine è sempre quello comunque alfabetico, quindi devi avere un autore in mente preciso per cercare dei libri, cosa che io assolutamente non avevo perché andavo soltanto per vedere se trovavo qualcosa. E invece poi a un certo punto ho scoperto che c'è una stanzetta dietro, subito dopo la fantascienza e l'horror, credo, perché c'è una parete intera dedicata a questi generi, c'è addirittura una stanzetta dove ci sono libri al 70%, 75%, non mi ricordo, al 70%, e quindi sono stata felicissima, anche perché, forse perché erano di meno i libri da vedere, però qui sono riuscita finalmente a comprare qualcosa, e un libro non ce l'ho qui, quindi ve lo faccio vedere quando torno a Torino, e l'altro l'ho iniziato sempre sul treno, scendendo a Bari. E non l'ho ancora finito, ma solo perché sono stata occupatissima, perché in realtà mi sta piacendo da morire e vi farò a breve la recensione anche di questo, ed è Omicidio a passo di danza di Heather Graham. È un thriller, molto thriller, però ha delle sfumature anche sentimentali, barra erotiche, però niente di disturbante, diciamo, per chi non ha preso il genere. Diciamo che fondamentalmente è un thriller, ve ne parlerò più diffusamente quando lo recensirò, perché sicuramente lo recensirò. Poi,
Mi è arrivato questo libro meraviglioso di Irene Vanni, che è una scrittrice italiana che io, oltre ad amare moltissimo lei, il modo in cui scrive, anche perché è capitato in passato che abbiamo partecipato a dei concorsi letterari insieme, io leggevo i suoi racconti, mi sono sempre piaciuti moltissimo, e quindi lei ha già pubblicato quella Delos, questa volta pubblica con Rizzoli, se non sbaglio, sì, con Fabbri Editore, che vabbè, Rizzoli, e lei si chiama Irene Vanni ed è Come se fosse ieri. Un libro bellissimo perché sono sicura che mi ricorderà da morire l'adolescenza, già che in questo periodo sono abbastanza nostalgica, quindi mi piacerà sicuramente moltissimo. Questo lo recensirò di sicuro e ringrazio l'autrice, carinissima, perché me l'ha mandato. Ciao. Poi mi è arrivato dalla casa editrice Editori Internazionali Riuniti, che mi piace moltissimo perché fa molta letteratura anche di indagine. Ho già letto di loro il libro sulle Pussy Riot, Liberate le Pussy Riot, di cui vi parlerò anche di questo prossimamente, e sto anche preparando l'intervista all'autrice. E mi è arrivato L'Espagnol di Raffaella Greco Toneguti. Questo qui, che è una copertina molto accattivante, non è molto, molto cicciotto, però non vedo l'ora di leggerlo, perché comunque da quel poco che ho capito è un punto di vista femminile molto, molto interessante, quindi anche la copertina, ecco, mi piace moltissimo. E anche qui ho l'opportunità di intervistare l'autrice, quindi magari credo che si farà qualcosa di carino. Però ecco, mi piace molto questo qui. E ora passiamo ai libri, diciamo, più quelli meno, non so come dirlo, più alla mano, quelli che magari io leggo di solito, perché quando ho voglia, ecco, di letteratura di intrattenimento. E sono quattro libri che ho pagato solo tutti e quattro 30 euro, due usati, due non nuovi, diciamo. Li ho presi tutti dal libraccio, io adoro il libraccio, dal libraccio online, però questo è l'ultimo ordine che ho fatto, perché anche i libri che trovate, che sono comunque usati, sono in perfette condizioni, quindi secondo me manco riuscite a distinguere quelli che sono usati da quelli che invece non lo sono, e sono super entusiasta di questi libri. Infatti, io non vedo l'ora di iniziare a leggerli, anche se non so quando potrò. Questo è il fantastico pacco. Io speravo mi arrivasse prima di scendere da Torino, però in realtà poi non, alcuni libri comunque avevano scritto che li reperivano in un paio di giorni. In realtà ci hanno messo una settimana, quindi me li sono fatti consegnare a casa dei miei qua a Bari. Allora, il primo è uno della Leggera Editore che volevo leggere tantissimo ed è di Tamara Webber, Easy. E questo è un young adult, o no, mi sa un genere diverso dallo young adult. Comunque ve ne parlerò diffusamente quando vi faccio la recensione. È inutile adesso parlarne, però so che mi piacerà moltissimo e lo volevo tanto. Poi ho preso Ritratto di donna in crisi, Sperling & Kupfer, però all'edizione da 10 euro, quella economica, perché questo libro, quando è uscito in edizione normale, costava tipo 20 euro ed era un mattonazzo così, non mi sembrava il caso. E questo l'ho preso su suggerimento della mia amica Floriana, che saluto, che ha un blog bellissimo che si chiama La Biblioteca del Librario, di cui vi metto il link qui sotto. E a lei era piaciuto tanto, quindi ho detto che lo devo avere, anche perché è una storia d'amore comunque sui generis, perché è ambientata in Norvegia, in Svezia, no, in Svezia, a Stoccolma nel 1880, quindi un'ambientazione che già mi piace moltissimo. Poi la nobiltà, un romanzo comunque in costume, per cui bello. Poi il pezzo forte me lo lascio per ultimo. Questo qua, sempre della Leggera Editore, questo l'ho preso usato e l'ho pagato 5 euro. È di Lisa Marie Rice, Amanti Pericolosi. Questo qui, e anche questo lo volevo moltissimo perché mi hanno detto che è molto, vabbè, inizia la prima, cioè sta iniziando la primavera, quindi c'è questa esplosione di ormoni nell'aria, per cui anche noi donne abbiamo diritto un po' a solazzarci con questi romanzetti. No, scherzi a parte, comunque lo volevo perché a me interessa molto il genere, in quanto scrivendo questo stesso genere io comunque prendo ispirazione. E arriviamo a quello che è il pezzo forte, che secondo me questo romanzo è stato un segno del destino, perché poi ve ne parlerò più diffusamente quando lo recensirò. Però ho conosciuto una ragazza su Anobi che me l'ha consigliato. Questa ragazza si chiama Ilaria e io la
Le do un bacio enorme, la saluto tantissimo perché noi abbiamo gusti molto simili, infatti ho fatto di letteratura, e lei mi ha insegnato, mi ha parlato di quella che in realtà è una trilogia, di cui questo è il primo libro, e che io non appena sono andata a cercarlo un po' su internet, a cercare informazioni, me ne sono letteralmente innamorata e ho pensato, oddio, era il libro che volevo leggere da un sacco di tempo e che comunque non riuscivo a trovare. L'ho preso sempre usato, l'ho pagato 5 euro anche questo, perché anche nell'edizione economica, ed è veramente cicciottissimo perché è scritto tutto piccolo, e si chiama Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simpson. Simmons, scusate, di Paulina Simmons, e a me ha ricordato moltissimo Guerra e Pace, ma non voglio assolutamente paragonarlo al capolavoro di Tolstoi, però perché la storia d'amore, avrete capito che sono tutti libri d'amore questi ultimi, è ambientata proprio nella Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è tra l'altro lui il personaggio maschile, anche quello che io considero il mio nome preferito, che è Alexander, quindi non me lo potevo assolutamente perdere. Io ti ringrazio tantissimo, Ilaria. Io questo sarà il prossimo libro che leggerò non appena finisco Omicidio a passo di danza, e non vedo l'ora. Io sono sicura che mi piacerà moltissimo, e secondo me questa volta al libraccio finalmente ci ho azzeccato e ho preso delle cose che mi piacciono. Quindi niente, questi sono tutti i libri che ho preso, che ho intenzione di leggere prossimamente, e magari poi se vi interessano anche le mie letture fallimentari, vi farò anche una specie di review di dell'ordine, del penultimo ordine dal libraccio, dove praticamente ho azzeccato un unico libro perché gli altri li ho trovati veramente, veramente osceni. Va bene, io vi saluto, vi bacio e ci vediamo presto con la recensione di Una casa perfetta di Ben Winters. Un bacio, ciao a tutti!